Buonasera, oggi parliamo di medicina estetica e di come stiano cambiando i paradigmi di cura grazie a delle nuove tecniche MD-Code che possono essere adattate ad ogni paziente per seguire delle linee guida scientifiche ma che possono personalizzare il trattamento. Ne parliamo con il professor Di Maio. Professore, come cambia la medicina estetica grazie alle MD-Code? So the MD codes, they stand for the medical codes. Gli MD codes sono codici medici per razionalizzare il trattamento iniettivo. Il nuovo paradigma prevede che non si debba più iniettare in modo casuale, senza considerare l'anatomia del paziente, motivo per cui in passato si sono avuti risultati così poco naturali. Molto importante anche pensare a quelle che possono essere le aspettative di un paziente, quindi considerare anche il suo disagio emotivo. Viaggiando in tutto il mondo, ho notato che i pazienti spesso ci chiedono di migliorare l'area del solco naso-labiale, oppure le cosiddette zampe di gallina. Quindi ci indicano un punto da trattare e spesso, alla fine, non sono soddisfatti del risultato. Questo cosa vuol dire? Che l'area da loro indicata non necessariamente riflette ciò che volevano raggiungere. Ecco perché ho deciso di introdurre nel consulto la valutazione dello stato emotivo. Io dico, dimentica l'area che vuoi cambiare, perché il nostro obiettivo è meno stanca, meno arrabbiata, con minor lassità cutanea, or più giovane, più attraente. Parlando di emozioni, comunico meglio con il paziente e partendo da questa comunicazione, le motivazioni del paziente e quelle del clinico si allineano. Ed ecco che al termine del trattamento il paziente raggiunge il suo obiettivo. La medicina estetica oggi è sempre meno invasiva, quindi trattamenti meno invasivi che non necessitano di chirurgia. Anche questo per la sicurezza del paziente è molto importante. We have better products, better technology. So, rispetto al passato, oggi abbiamo migliori prodotti e migliori tecnologie. Quindi la grande rivoluzione è raggiungere risultati chirurgici con trattamenti iniettivi, cosa che in passato non era possibile. Con la chirurgia si avevano cicatrici, ematomi, i pazienti dovevano annullare il lavoro e la vita sociale. Ma oggi tutto è cambiato e in futuro sempre meno persone ricorreranno alla chirurgia facciale. Molte persone hanno paura di rivolgersi alla chirurgia estetica, alla medicina estetica, per paura di un cambiamento troppo eccessivo. Come chirurgo mi accadde un episodio interessante. Una paziente mi disse, non sono pronta per un grande cambiamento. Ho paura che dopo la chirurgia mi guarderò allo specchio e non mi piacerà il mio aspetto, perché sarà stato un cambiamento troppo rapido. Con le terapie iniettive, ciò che è cambiato è che possiamo rispettare i tempi dei pazienti. Ci sono persone a cui non importa dover rinunciare per qualche tempo alla vita sociale e lavorativa e in quel caso possono fare un unico trattamento ed avere un cambiamento radicale tutto in una volta. Ed è possibile, mantenendo comunque un aspetto naturale. Ma la maggior parte delle persone opta per un trattamento step by step. Immagina di essere una mia paziente. Io posso decidere con te durante il trattamento come procedere. Con la chirurgia tu saresti sotto anestesia, mentre così io inietto il prodotto, tu ti guardi, dici ok, possiamo procedere. Così io medico e tu paziente lavoriamo fianco a fianco. In passato il medico lavorava da solo, senza l'opinione della paziente. Ma oggi il paziente che vuole ricevere un trattamento può esserne parte e gli MD codes possono realizzare proprio questo. Nuove tecniche ma anche nuovi materiali, molto importanti. È la cosa di cui sono più entusiasta. Noi siamo tecnici, ma anche un po' artisti e ovviamente medici scienziati. Quindi cerchiamo di fare il nostro meglio. Ma grazie al fatto che ogni anno arrivano nuove tecniche e nuovi prodotti, ora io posso riprodurre ciò che il paziente ha in mente sul suo viso.
In passato avevamo a disposizione un solo materiale che era troppo forte, quindi il risultato era completamente innaturale. Ma oggi, se voglio un prodotto soft per il contorno occhi, ho finalmente il prodotto giusto. E parliamo di labbra. Non posso certo avere le stesse labbra in una ragazza di 20 anni e in una donna di 60. Per questo oggi posso decidere di avere labbra più piene e sporgenti per una giovane e più sottili in una donna matura. Quindi, grazie a materiali migliori, posso raggiungere risultati migliori. Le persone solitamente vengono da noi e si lamentano delle pieghe nasolabiali. Ma dobbiamo far loro capire che non necessariamente dobbiamo iniziare il trattamento dall'area delle pieghe nasolabiali. Un'altra area in cui ci chiedono di intervenire è l'area degli occhi e quindi andiamo a posizionare i marcatori degli MD codes dove verrà effettuato il trattamento iniettivo. In questo caso, per creare e migliorare il tratto, dobbiamo iniettare per prima la zona della guancia. Dopo possiamo trattare l'area del contorno occhi dove sono presenti le occhiaie e migliorare l'aspetto senza ricorrere alla chirurgia con il solo trattamento iniettivo. E solo da ultimo possiamo trattare il solco nasolabiale. Un altro punto molto importante per noi è il mento. Trattare questa zona può dare un incredibile risultato finale, paragonabile ad un lifting full face. Sulle diverse aree del viso abbiamo tessuti diversi e di conseguenza dobbiamo usare prodotti differenti a seconda del tessuto da trattare. Sapendo dove effettuare i trattamenti iniettivi, noi posizioneremo l'ago con la quantità necessaria di prodotto a seconda della struttura del viso e della pelle. Ad esempio, quando devo trattare il contorno occhi, userò un prodotto più soft, con piccole quantità di prodotto. Mentre nel solco nasolabiale userò una diluizione diversa così da creare una sinergia tra gli MD codes e l'acido ialuronico in diverse formulazioni.